Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, bentornati qui su Creator di uno Sport, bentornati qui su Campionato Dilettanti e bentornati dunque qui sullo GT League, pronti quest'oggi a continuare a farci l'ennesimo evento di questo Campionato Dilettanti, che in ordine al 3-6, l'ottavo evento, il trofeo Vision Gran Turismo, ovvero competizioni con appunto i prototipi Vision Gran Turismo. Abbiamo tre gare da affrontare, la prima qui 8 giri all'autodromo nazionale di Monza, partiamo in 14esima posizione. Le auto che possiamo utilizzare sono tutte queste qui che vedete in sovraimpressione, ma noi utilizzeremo tre auto specifiche, ovvero tre auto che hanno una livrea personalizzata, e la prima auto che andremo a utilizzare è proprio questa qui, la Fitti Baldi, con la livrea della Camel. Trovate la speed art sul canale di questa livrea, quindi prepariamoci, mettiamoci al volante, andiamo in pista, ladies and gentlemen, andiamo a dominare, speriamo, Monza. Ok signori, eccoci qui in pista con la Fitti Baldi. Saranno delle gare veramente impegnative, signori. Avremo contro avversari belli agguerriti. La Fitti Baldi è un'auto estremamente veloce, abbiamo le gomme da corsa super morbide, quindi la tonnara di strada dovrebbe essere eccezionale. Ok, anche la frenata. Qui davanti abbiamo la Zagato. Ok, la andiamo a superare qui all'esterno. Comunque la Fitti Baldi si guida in maniera veramente eccellente, con le gomme da corsa super morbide, poi specialmente saranno delle gare, vediamo se saranno gare combattute, perché in tal caso se saranno gare combattute per tutti gli 8 giri non so come strutturarvi il video, se farvi tutte vedere tutte le gare o se sono troppo lunghe. Probabilmente vi rivedrò l'episodio a singola gara, perché dobbiamo vedere. Intanto questa qui va in drift e ci lascia spazio, però vedendo che sono a circa 30 secondi da noi i primi, dovremmo gareggiare un po', però stiamo recuperando vista d'occhio. Insomma, la Fitti Baldi è un'ottima auto. Poi la Totomo di Monza lo conosco stra bene. Ok, sverniciamo la Peugeot. Pensate ragazzi, si guida in una maniera incredibile. In questo gare utilizzeremo questi Vision GT, quindi avremo a che fare con prototipi di auto eccezionali. Intanto andiamo in quarta posizione, iniziamo il secondo giro degli 8. Vabbè, c'ha 6 marce, possiamo staccare 150 metri, abbiamo già visto prima. Un po' larghi, abbiamo affrontata però male. Ok, potevamo affrontarla decisamente meglio, quella S. Perfetto, dai. Comunque, con le gomme da corsa, ragazzi, la tenuta di strada è tutta un'altra cosa. Bene così. Ma crediamo. I bordoli. Questa è la pista con cui ci ho fatto anche in Gran Turismo 6 i test delle, appunto, Vision GT, per Top Vision GT. Che chissà se magari potrebbe tornare in un futuro, chissà. Anche perché noi Vision GT ci sono da andare a testare. Ok, superiamo la Mini Clubman, signori, ci portiamo in testa alla gara, completiamoci il secondo giro, iniziamo a martellare giri veloci per concludere questa gara e vedere se riesco a fare un buon tempo. Ok, facciamoci questa curva e poi, come passiamo al traguardo, ci vediamo a fine gara. Intanto cerco di farmi qualche giro veloce. Ragazzi, ultimo giro, lo sapete questo chi è? Questo qua davanti? Questo qua davanti è quello che sta in terza posizione. È il giapponese in terza posizione. L'abbiamo doppiato nell'ultimo giro di questa gara. Come potete anche vedere dalla minimap, li abbiamo un altro tutti dietro, lì davanti, staccato.
che è quello, diciamo, che va più veloce degli altri, a parte adesso che mi sono frullato. E lì è l'inglese dietro di noi. Ragazzi, una prova di forza, questa Fittipaldi in questa gara di Monza, veramente qualcosa di assurdo. Io penso con un altro paio di giri avremmo doppiato anche il secondo. Avremmo doppiato il secondo e saremmo tornati nuovamente in testa alla gara. Signori, concludiamo qui questa gara con 1 minuto e 26 secondi di distacco dal secondo classificato. Io queste cose, ragazzi, ve l'ho fatto vedere, non ve l'ho tagliate, perché veramente è stato qualcosa di assurdo. Vedi, l'Infinity Concept Vision Gran Turismo era il giapponese Sekizawa, quello che abbiamo doppiato nell'ultimo giro. Dunque io andrei dentro con quella che è la seconda gara qui al Chiyoda Diving Park, alle Yamagiwa più Miebi, ovvero il Chiyoda Diving Park quello completo, dove vado ad utilizzarmi la Toyota FT1 con questa livrea, che è la livrea Too Fast Too Furious della Toyota Supra. Sì, della Toyota Supra, quella insomma che a inizio film sfida la Skyline di Paul Walker, dove c'è la gara con la 4, c'era la Toyota Supra con questa livrea riprodotta qui sulla Toyota FT1. Mettiamolo in pista, signori, trovate sempre la Speed Art sul canale, mi raccomando, andatevela a vedere, e noi andiamo in pista. Comunque, signori, dentro in questa gara 7 giri nel Chiyoda Diving Park, dove probabilmente si ripeterà lo stesso copione di prima, perché già il primo l'abbiamo sverniciato. Queste auto si controllano in una maniera eccezionale, con le gomme da corsa super morbide. Abbiamo una tenuta di strada che dire perfetta e sminuire. Qui la Zagato ce la sminchiamo. La FT1 poi si guida in una maniera incredibile, già provata. Ho fatto qualche garetta con la FT1. Signori, di cosa stiamo parlando? Queste auto sono veramente qualcosa di eccezionale. Curva lenta, verso destra, che diventa quasi cieca, perché c'è quello scollinamento lì che può creare dei problemi. Qui siamo entrati nella parte Miebi del Chiyoda Diving Park. Ok, siamo in nona posizione. Ok, FT1 che probabilmente è leggermente meno potente della Fittipaldi di prima, però me la sto prendendo anche un po' più calma, tanto a quanto pare riusciamo a doppiare tutti tranquillamente. Io comunque sono convinto che se ci fossero stati 10 giri a Monza prima, il secondo l'avremmo ridoppiato nuovamente. Sicuramente sarebbe stato così. Bestiale, raga. Bestiale. Ok, perfetto. Questo che vedo in parco è anche una bella pista. Pista bella lunga, tra l'altro. Vabbè, guardate come puoi tirare le curve. Se ti dimentichi di frenare, freni, la curva la fai uguale, perché tanto l'auto te lo permette. A parte che questi ti lasciano degli spazi per passare che sono qualcosa di impressionante. Vabbè, detto ciò, ragazzi, il primo giro si conclude in 2 minuti e 20. Probabilmente cercherò di migliorarmi in questo secondo giro e nei giri a venire. Adesso qui, perché abbiamo l'intoppo di sorpassare gli avversari, altrimenti a pista libera posso fare le mie traiettorie belle tranquille, belle veloci, e iniziare a martellare giri veloci su giri veloci. Che tra l'altro alla gara di prima ho fatto il quarto giro in 1.43.4, poi gli altri mi sono giocati tutti su 1.45, rallentando un pochino il ritmo, perché tanto avevamo un enorme vantaggio. Perché se avremmo fatto, cazzarola, io per parlare che mi deconcentro, se avessimo fatto tutti i giri in 1.43, in 1.43 passo, non dico che il secondo l'avevamo recuperato a fine gara, ma poco ci mancava, perché comunque erano 2-3 secondi
a giro, quindi probabilmente l'avremmo quasi ripreso anche lui. Comunque siamo in testa, ragazzi, ok, non me ne ero neanche accorto io. Va bene, signori, e detto ciò, io mi concludo questo giro, ormai il tempo record non lo riesco a fare perché ho fatto degli errori, compreso questo, e poi mi punto a fare qualche giro record nei prossimi giri, e noi ci vediamo direttamente a fine gara. Abbiamo già portato di sacca 6 secondi, ragazzi, 6 secondi, incredibile. Ladies and gentlemen, con 1 minuto e 46 secondi di distacco dal nostro inseguitore e con il giro veloce di 2:11:02, che però, vedendo tutti i tempi dei vari settori, sommando i settori più veloci di ogni giro che ho fatto, il tempo sarebbe potuto essere giro veloce di 2:10:01, quindi insomma not bad, not bad veramente. Proseguiamo dunque con l'ultima gara di questo trofeo Vision Gran Turismo, gara all'Alsace Villaggio, 7 giri da affrontare qui, dove questa volta andremo ad utilizzare la BMW Vision Gran Turismo con la livrea Bridgestone. Trovate la Speed Art sul canale anche di questa livrea, quindi andatevela a vedere se non la siete vista. Signori, quest'auto però ha gli interni semplificati, quindi non ci sarà l'onboard camera, avremo la visuale sopra il cofano, però pazienza, ci adegueremo a nostra volta. Va bene, andiamo in pista, dai. Ed eccoci in pista, signori, gara 3 con questa visuale, poiché non ha gli interni gli interni dettagliati come potete vedere. Va bene, signori, 7 giri qui da affrontare, vediamo un attimo se questa gara sarà diversa, sarà un po' più combattuta. Di sempre che mi devo un attimo riabituare questa visuale, speriamo sia un po' più combattuta rispetto alle prime due. Staremo a vedere, signori, staremo a vedere. Comunque Alsace Villaggio che affrontiamo in configurazione inversa rispetto al solito, e rispetto a quella normale, perché la configurazione è inversa, quindi è normale che sia inversa rispetto al solito. Al solito è dritta perché è normalmente dritta. Sì, vabbè, mi sto qui da solo. Comunque, signori, siamo a 32 secondi di svantaggio dalla testa della gara, ma io sinceramente non mi preoccupo più di tanto, visto le gare precedenti dove abbiamo staccato i nostri inseguitori di 1:20 e di 1:46, quindi insomma diciamo che ce la possiamo prendere abbastanza con calma. Sì, fratello, dai, io passo perché tanto tu, a te ti ho visto in difficoltà a fare quella curva, quindi comunque questa BMW è veramente ottima, ci ho fatto qualche gara e una bella auto veramente. Costa 1 milione di crediti, ma tanti non l'ho mai comprato questo. Tutte le Vision GT che ho me le hanno tutte quante regalate, con i chilometri giornalieri, le maratone al volante. Una volta che ti fai quei 40 km al giorno, ti prendi una bella auto. Io ovviamente non li faccio tutti i giorni, capita che le faccio, diciamo che l'ho fatta la maggior parte delle volte negli episodi che registro facendo le gare, e raramente ho fatto insomma delle gare così a caso per prendermi l'auto. L'ho fatte perché le ho fatte, soprattutto quando inserivano magari le auto nuove, mortacci mia, o per provare magari quando faccio la livrea, che generalmente quando faccio la livrea registro solo la livrea, allora per provare, per vedere la livrea in gara, vi faccio quelle due o tre garette in modo che ne approfitto e mi faccio anche la maratona del volante, quindi diciamo che tutto sommato di chilometri se ne fanno, comunque siamo in quinta posizione. A causa della pista lenta ci stiamo impiegando leggermente di più ad andare avanti, ma ci stiamo prendendo una chiacchierata perché la stiamo prendendo in scioltezza, non mi sono neanche concentrato più di tanto. 2 minuti abbiamo affrontato il primo giro. Andare un po' sull'erba potrebbe essere la fine. All'esterno, ragazzi, all'esterno in scioltezza, cioè surpassiamo all'esterno in scioltezza, ragazzi. Ok, seconda posizione, abbiamo davanti il finlandese, penso che comunque lo supereremo alla termine di questo secondo giro.
Anzi, anche prima. Non superiamo proprio. Proprio qui all'esterno. Signori, stiamo portando in vantaggio. Io mi concludo il secondo giro, ci concludiamo insieme questo secondo giro. Ragazzi, poi ci vediamo a fine gara e anche a fine episodio, perché questa è l'ultima gara della Vision Gran Turismo, della Vision GT Cup. Va bene, signori, ci vediamo a fine gara, dai. Si va a concludere qui anche questa gara con 1 minuto e 13 di vantaggio dal nostro inseguitore, e si va a concludere un trofeo un Vision Gran Turismo abbastanza deludente. Se devo dire. E deludente non tanto per il fatto dei risultati, perché signori abbiamo vinto, stravinto, se non addirittura surclassato quelli che erano tutti i nostri rivali, ma tanto dal punto di vista delle aspettative, perché io questo trofeo Vision Gran Turismo in queste gare poi così lunghe me le aspettavo che fossero un po' più combattute, invece sono state di una semplicità estrema. O con questi giri aumentano un po' la cattiveria, la velocità, l'aggressività degli avversari, o altrimenti bastano anche 3-4 giri in queste gare, cioè farne 8, farne 7, farne 7. Mi hanno portato via 52 minuti di registrazione, dopo voi avete visto sì o no 15-16 minuti, poiché abbiamo fatto solo i primi giri di ogni gara, poi il resto mi sono fatto tutti quanti io in solitaria. Forse un po' di più col fatto che la prima magari vi ho fatto vedere con l'entusiasmo che avevo inizialmente di tutte quante le doppiate che facevo eccetera. Però signori, io concluderei qui questo episodio, anche perché comunque la Wilcam si sta scaricando. Noi ci vediamo al prossimo episodio, dove dovremmo andarci a fare la Red Bull East Junior Series, che pronuncia British, dove partiamo in ultima posizione e abbiamo da fare 5 giri a Nürburgring, 6 giri a Toto Monaco Maggiore Ovest e 8 giri al Tsukuba Circuit. Secondo me invece queste saranno gare impegnative, perché le auto sono tutte uguali, quindi spingeranno tutte quante. Qua ci sarà secondo me da incazzarsi, a differenza delle gare di oggi. Signori, quindi non perdetevi il prossimo episodio, iscrivetevi e restate sintonizzati sul canale per non perdervi anche la Red Bull X Junior Series. Noi ci vediamo anche ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.